Ci sono coppie perfette che si rompono alla prima crisi, e invece ci sono coppie disastrose che si amano per tutta la vita. Ma se uno non la sa fare questa cosa, perché è negato che li amo, magari perché nessuno gliel'ha insegnato. Hai paura di soffrire e ti nascondi dietro la tua razionalità. Tu proprio non riesci a fidarti di nessuno, vero? No, la vita mi ha insegnato qualcosa. Bene, la vita si può ricominciare. E io voglio farlo. Non mi interessa cosa fanno gli altri. Mi interessa quello che decidi tu. Lisa. Non importa se ci sono le cose. Tu non sei un assassino, capito? Grazie per aver creduto in me quando non ci credevo a me. Senti, Lisa, io ti devo ringraziare. Volevo che interferissi. Non è vero. Tu non volevi che io soffrissi. Non posso. Non dirle niente. Perché hai ragione, sono uno stronzo. Io non voglio farti del male. Ha già sofferto abbastanza. Io credo che dovessi proteggerti. E la devi smettere di proteggere. Ma la vita non è così. Non è razionalità. È caos, è un gran casino. E poi tu odi tutto quello che io amo. Per esempio, io odio il disordine. Questo non è disordine. Questo è vita. Perché tanto lo sanno tutti che sei innamorato di Lisa. Beh, anche se fosse. L'hai visto, Lisa, soprattutto una madre. E io padre, non lo so mai. Se la tradisci, se la fai soffrire, è con me che dovrei venirti, capito? In realtà tu ami Enrico, per questo che vuoi restare qui a Napoli con me. Amo Enrico. Questi mesi l'ho negato a me stessa, ma è così. Alla fine amo lui e voglio lui. Vostra madre è la donna più incredibile che io abbia mai incontrato. Sempre cercare il buono in tutti, me non c'è. E invece sì che c'è. Io ti conosco. Sei un uomo generoso, anche se te ne vergogni. So che aiuti gli altri, anche se non lo vuoi dire. Siccome siete suoi figli, siete incredibili anche voi. L'accesso è consentito solo alla famiglia. Noi siamo la sua famiglia.